Con noi è presente il professor Sergio Serrano, che è laureato in scienze fisiche presso l'Università degli Studi di Milano, è ingegnere e responsabile del corso di perfezionamento in agopuntura dell'Università UPO di Novara. Oggi è al convegno di fisica e medicina quantistica. Da un po' di tempo a questa parte si associa la medicina alla fisica e quindi ci chiediamo anche il perché, e vorrei che fosse lei a risponderci: ci sono tanti fisici in un convegno di medicina? Sì, perché la moderna perché la fisica quantistica ha dimostrato come materia e energia siano di fatto la stessa cosa. E questo ci dobbiamo ricordare la legge famosa di Einstein: energia uguale a massa uguale alla velocità della luce al quadrato. Questo vuol dire che la massa e l'energia sono la stessa cosa. Allora, se sono simili o quasi uguali, la medicina moderna ha deciso di cominciare a introdurre l'energia a tutto campo nella diagnostica e nella terapia. Ecco, infatti in questo convegno si parla molto di biofotoni, perché biofotone è l'equivalente elettromagnetico della materia. E quindi nella mia relazione, per esempio, ho parlato dei biofotoni e le neuropersonalità. Questo vuol dire che il nostro comportamento è influenzato da fattori chimici che sono gli ormoni, sono in particolare 8, e di conseguenza è importante tenerli sotto controllo. Però se noi facciamo tutto ciò con una diagnostica chimica, diventa estremamente complesso e anche costoso. Esistono delle alternative per valutare dal punto di vista elettromagnetico biofotonico la situazione dei neurotrasmettitori, cioè quale per esempio il neurotrasmettitore più presente o quello più carente. E di conseguenza la terapia stessa, se la diagnostica è di tipo chimico, si somministrano i neurotrasmettitori dal punto di vista chimico; se invece è la diagnostica di tipo fisico biofotonico, si somministrano questi equivalenti elettromagnetici di queste sostanze chimiche. In particolare esistono anche dei metodi semplici per somministrare i biofotoni, che possono essere gocce di acqua caricata con i biofotoni, perché ricordiamoci che l'acqua ha questa capacità di caricarsi di energia e di mantenerla, oppure usare per esempio i più moderni patch, cioè che sono dei cerotti che sono in grado di emettere i biofotoni delle varie sostanze e quindi anche dei neurotrasmettitori, come abbiamo detto stamattina. Quindi possiamo dire che nel futuro ci saranno probabilmente sempre meno terapie molecolari e più terapie energetiche? Ma io penso che nel futuro andranno strettamente abbinate, perché se si fornisce il biofotone di una sostanza, quando poi si consuma la sostanza chimica vera ne serve molto di meno. Quindi servirà sicuramente a rendere più efficaci le terapie farmacologiche e servirà a diminuire la tossicità, perché ci sono delle bellissime molecole, come per esempio il cortisone, che vengono usate poco per gli effetti collaterali. Però se abbiniamo per esempio il biofotone del cortisone, lo stesso cortisone, come potrebbe essere un'altra molecola, viene assorbita con più facilità e non abbiamo bisogno di quantità eccessive. Cioè, noi dobbiamo sempre ricordarci che il nostro organismo è una macchina ibrida. Macchine ibride hanno un motore chimico e un motore elettrico. E se compriamo una macchina chimica, noi siamo aperti al fatto di usare due modalità. Ecco, il nostro organismo è una macchina ibrida, non è solo una macchina, naturalmente, ma è anche una macchina ibrida. Accetta molecole e accetta energia. E quindi, se vogliamo essere tempestivi e efficaci, conviene usare entrambe le due modalità che sono previste dal nostro organismo, per come siamo fatti. Ed ecco la risposta alla domanda: perché in un convegno di medicina ci sono tanti fisici? Bravissima, proprio così.